hai avuto fortuna che quella che avevo io non funzionava su Mac. Ah, allora mi sono fatto da una che funzionava su Mac e quella mi avanzava, ma volentieri, cioè volentierissimo. No, no, veramente ragazzi, magari dicevo in un youtuber se la tira, no, è un ragazzo al cuore d'oro. L'anti-youtuber, raga. L'anti-youtuber. E oddio, che dove... Ah, ma qui non c'è nemmeno il match. Comunque, Danzi è passato su Simax. Ah, sì, ah, l'ho pure commentata. Danzi è passato su Simax 2-1, e grazie. Comunque, io direi di andare sul match perché ci sono Kira al player 2 e Marforever al Io se mi dai il cambio al commento spammo un po'. Sì. Abbiamo qualcuno, ti mando qualcun altro. Va bene, d'accordo, io me ne resto qui. Ciao Tyler, a più tardi. Ok, devo cambiare il nome a Mart. È Mart Forever con la 4. Vediamo. Ok, arriva Luni, quindi. Vediamo Kira. No, anzi, dobbiamo essere abbastanza. Purtroppo in questo game penso che Mart Forever avrà vittoria facile. Cosa? Penso che Mart Forever avrà vittoria facile. Abbastanza, nel senso che comunque Mart Forever è una spanna sopra a tipo il 99% dei partecipanti. Assolutamente, qui con la banana veramente crea delle situazioni. E poi soprattutto contro un Bowser, non perché è Kira, ma perché è Bowser. Sì, onestamente, Bowser non si muove. Adesso anche perché comunque Kira. Comunque c'è da dire che niente, mi sono scordato. Va bene, allora. F smash. Eh no, non è riuscito. No, stavo dicendo, Kira sta facendo un ottimo percorso qui alla Jupiter League numero 2, perché si è comunque portato in top 12, minimo top 12, perché in caso dovesse perdere questo match andrebbe in loser. E tanto di cappello, insomma, se la sta giocando molto molto bene. Ha battuto anche Dottor Purga, ha battuto parecchie gente. Comunque 51-152, prova il neutral B e niente. F smash che non ma riesce muore, ancora a rimanere in arena. Potrebbe rubarla Bowser, potrebbe rubarla. Oddio, è strano, non penso che riuscirà a rubarla perché no, non penso per... Ecco, appunto, arriva l'up smash. Niente, banana, up smash. No, ti dico perché il punto è che dall'ultima patch Bowser ha perso una caratteristica. Allora, praticamente la true combo up throw up air. Qui urlano. Signori, vediamo comunque il game. Forever, veramente ottimo lavoro di prese banane. Sebi che non va. Ottimo fair. Tenendo veramente a distanza. Torna con la banana. Sì, comunque stavo dicendo, il punto è che ha perso la percentuale, cioè ha perso questa cosa della throw a pair. Nel senso che funziona ancora, però fino a determinate percentuali. Nel caso. Sì, mi pare fino a un 100% più o meno con tutti i personaggi. Con il Rage Effect, ovvero con Bowser che ha 115-120% di danni, si deve mettere anche in conto il Rage. Col Rage questa percentuale di 100% cala ulteriormente, quindi Bowser non ha delle throw o comunque delle true combo che gli possano permettere di fare kill sicura e quindi di rubare. E questo è il problema grosso di Bowser. Down B, sono piattaforma, che proprio capito molto. Up B di Mart Forever sullo stage, colpisce Bowser. Ha la banana in mano. Vediamo se riesce a colpirlo. Raga, meno microfono per favore. La banana non va, up smash che non va. Comunque va, appunto, la combo up throw up air. Già a questo punto dovrebbe dovrebbe non essere più true, casomai. Vediamo, arriva la presa che va in avanti. 170%, percentuali sempre magistrali per il nostro Bowser. Prova a lanciare la banana, ma c'è lo scudo, attenzione al side B senza command grab. Ancora lancia le noccioline per mettere pressione all'avversario. Ancora la banana, va ancora sullo scudo, ma ha di nuovo la banana. Vediamo. Ottimo lavoro da parte di Kira, perché sta veramente... Eh sì, arriva ancora banana smash. Comunque sto dicendo, ottimo lavoro di Kira, perché comunque si vede che sta cercando di studiare i lanci della banana di Mart Forever. Però Mart Forever. Però con Diddy Mart Forever. Loci appunto diciamo che con la 1-1-4 Bowser deve prendere meno danno possibile, più rage, più possibilità di drop. Appunto, è quello, cioè ne stavo ne ho parlato prima, diciamo. A questa e percentuale funziona Link ancora Bowser? No, ad esempio partita. 80% non funzionava più, mi pare. Kira cambia personaggio. Pingu, stop spreading misinformation. Perché? Forse. Che ho detto?
che ho fatto questa volta? E c'è una decisione tra scegliere Samus o... sceglie Samus tutto a zero Zero Suit. Comunque andiamo a vedere la bracket perché dobbiamo un attimino seguire la loser che l'abbiamo un po' trascurata. Anzi no, tiene ad esempio loser. M32 è passato su Simmax per 2-0, quindi Simmax un altro diciamo. M32 vinto con Simmax? Eh sì, M32 sta facendo un ottimo torneo. Ha visto che vinto anche con Simmax. Poi più tardi abbiamo un altro grosso match, Andaya contro Dark Roy, e io direi di ritornare un attimino al match Smart Forever contro Kira, ancora best of 3. Dopodiché cominceranno le best of 5, almeno per quanto riguarda le winner. Aspetto, devo salvare un certo momento per colpire. Eccola qua. Attenzione, sì. Aftrofair, molto ignorante di Diddy Kong di Mart Forever. Ma ha preso una nocciolina al volo, no? Mamma mia, spettacolare. Vedere Mart Forever giocare, specialmente con un personaggio come Diddy, è veramente meraviglioso. Back throw. C'è ancora la banana, attenzione. Parte ancora il side B senza command grab. Prova il fuoco, ma non riesce davvero a fare nulla. Non riesce davvero a fare nulla Kira qua. Dash attack che però non credo che sarà determinante per le sorti della partita. Vediamo, arriva la banana, arriva il Fair perché non può fare altro. Con la smash non avrebbe killato, avrebbe semplicemente portato in stall la mossa. Vediamo. Ancora banana. Eh sì, a 128 forse ancora non può killare. Percentuali assurde. Eh sì, 142 forse ancora un 7%. E banana up smash potrebbe killare, vediamo. La banana colpisce lo scudo, in questo caso per Kira. Side smash che però non va, e arriva l'up smash che killa. Quindi per la prima volta, il Bowser di Kira, che è solo a 13%. A 13%, veramente spettacolare. Side B che va. Vediamo, up throw down, attenzione. Comunque sta tenendo doppio fair, sta veramente facendo quello che vuole con la hitbox di Bowser. All'angolino dello stage. Io non capisco. Samus smash. No, non ho capito perché non scegliere Samus da zero. Sì, infatti zero su Samus. Penso si senta più sicuro con Bowser. Molto strana come scelta, però. Onestamente, come Mark Forever, che comunque sa molto bene il gioco, e c'è il matchup Bowser Diddy che non è per i favoriti a Bowser, direi che non lo capisco. Ma ragazzi, Mark Forever stava facendo il rollone o sbaglio? Attenzione! Beta la schivata e poi punisce col down air. Second best 25 character. Cosa second best character? Bowser. Ah. Comunque 145-25. È 156. Siamo praticamente agli sgoccioli. La banana 160, l'up smash kill, attenzione. Prova la B e probabilmente... ecco il back air che però non va. 178 e arriva il fair che questa volta va a punire in un match praticamente quasi a senso unico. È vero, Mark Forever 2, Kira 0. Spettacolare, Mark ha visto una bella teccata sulla piattaforma e è subito punito con un fair. Beh, allora, dicono in chat che io sappia, Zero Suit Samus soffre abbastanza di Bowser invece no. Bowser no, porca miseria, me l'ero dimenticata questa cosa. Bowser è... Pico contro Kira. Chi sarà in stream adesso? Adesso in streaming avremo l'ultimo match di Winner Quarter, che è appunto, intanto andiamo ad aggiornare Mart Forever contro Kira, che chi l'avrebbe mai detto è finito 2-0 per Mart Forever, che quindi va contro Tyler in Winner Semi. No, ci sarà una pausa per le semifinali perché dobbiamo prima finire tutte le loser, perché poi vogliamo streamare tutta la top 8 in una botta. Ciao Tyler. Dillo che sei ancora in torneo, che stai a fare il fenomeno.